Dopodiché bisogna fare attenzione al terzo elemento, cioè la perdita dello status. Ho visto qual è lo status, come ottengo lo status di persona fiscalmente residente nel paese di destinazione e come faccio invece, che cosa succede dal paese di origine, se perdo o meno lo status e come lo faccio. Soprattutto se esiste una cosiddetta exit tax, cosa che in Europa è sempre più frequente, perché ricordiamo che l'Europa disciplina tramite direttive che sono esecutive, che dispiegano effetti legali negli altri 26 paesi. In tutti i 26 paesi, 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi tendenzialmente la exit tax che oggi c'è sulle società non c'è sulle persone fisiche in Italia, c'è però in altri paesi sulle persone fisiche, per esempio in Francia. Se vado via dalla Francia rischio di vedermi tassate, quindi rischio di vedermi applicare una capital gain tax, per esempio delle plusvalenze, a delle partecipazioni sostanziali che posso avere in società francesi. Quindi vado via e anche se non ho venduto quelle partecipazioni, lo Stato francese presume che io l'abbia fatto e mi applica una capital gain tax. Ok, questo è un giochetto abbastanza complicato che diverrà sempre più frequente. La Spagna sta per introdurla, l'Italia seguirà molto probabilmente, anche se non c'è nessun disegno di legge ad oggi, per carità di Dio, quindi non mi fraintendete, non correte ai ripari, non abbiate paura, ma succederà prima o poi. Il quarto elemento da considerare, da prendere in considerazione, è se esistono delle strategie di tax referral da applicare. Cioè, vi faccio un esempio pratico: se io ho una minusvalenza su eventuali partecipazioni da realizzare e ho dei redditi imponibili magari pregressi nel paese di origine, potrebbe avere senso realizzare quella minusvalenza, che magari è soltanto latente in quel momento, prima di andare via, perché la potrei usare a compensazione da base imponibile tassabile di redditi pregressi. Se invece ho una plusvalenza da tassare, e allora probabilmente mi conviene aspettare di trasferirmi nel paese di destinazione dove magari la plusvalenza non è tassata. Per esempio, come sta avvenendo in questi mesi, in questi anni con le cripto, ha senso trasferirsi prima di realizzare la plusvalenza cripto in un paese come il Portogallo, come la Germania, eccetera, eccetera, che invece non tassano. Questo è argomento di altri video, andateli a rivedere all'interno del canale. Qual è il quinto elemento invece da prendere in considerazione? È l'esistenza di normative antiabuso, che possono essere generali o specifiche. L'abbiamo detto tante volte sui nostri canali di Tax Planning Internazionale, sia nei blog che nel canale. Quando vado a trasferirmi in un paese devo vedere quali sono le normative antiabuso di quel paese, quindi che cosa posso fare banalmente dei miei soldi e delle mie società. Le posso mantenere io stesso? Ho bisogno di un director locale? Quali sono le implicazioni? Esistono implicazioni di estrovestizione, di control foreign companies? Esiste una normativa generale di abuso del diritto per cui devo fare attenzione a ogni singolo elemento di pianificazione fiscale o patrimoniale che faccio per i miei asset, per gli elementi del mio patrimonio che compongono il mio patrimonio? Ecco, allora sono tutti elementi specifici che evidentemente devono essere smarcati con un consulente locale. Il sesto elemento da prendere in considerazione è quello della entry tax, ed è una roba, diciamo, al limite del fantafisco. Di solito non c'è, ma il problema me lo devo porre, quindi per il semplice fatto che sto entrando lo Stato potrebbe applicarmi una tassazione sui miei asset. Tendenzialmente questa cosa non succede, ma se ne parla in fiscalità, quindi non è tanto fantafisco, perlomeno forse per i prossimi anni potrebbe diventare una realtà in alcuni paesi. Numero 7, esistono dei regimi speciali di tassazione favorevoli, per esempio per gli HNWI, gli High Net Worth Individuals, cioè i cosiddetti ricchi di cui stiamo parlando, per esempio in questo video. Bisogna vedere se ci sono delle agevolazioni, per esempio, che ne so, la Svizzera applica una lump sum taxation per i nuovi ricchi e quindi ti applica una tassazione flat. Lo stesso fa la Grecia, per esempio, che ti applica una tassazione sui redditi esteri di fino a 100.000 euro per anno e del tutto quello che paghi su tutti i tuoi redditi esteri, anche se guadagni milioni di euro, un po' quello che succede in Italia con la legge Ronaldo. O ancora Cipro ha una tassazione, un regime speciale, cosiddetto expat individual regime, tale per cui i passi di income ricevuti fuori da Cipro a Cipro per i neoresidenti non sono tassati. O ancora il Regno Unito ha per i neoresidenti la possibilità di essere considerati non domiciled e quindi sfruttare la remittance basis, tale per cui di nuovo tutti gli income che non derivano dal Regno Unito e che non sono rimessi su un conto corrente nel Regno Unito non sono tassati. Quindi questi regimi speciali sono decine e decine e decine, si cambiano di anno in anno e alcuni sono anche dibattuti e contrastati dalla Commissione Europea per quanto
riguarda evidentemente l'Unione Europea, e quindi anche questi vanno smarcati con un professionista di anno in anno, perché potrebbero cambiare da un mese all'altro. L'ottavo elemento da prendere in considerazione è quello del che cosa succede all'importazione dei miei asset. Sono un ricco, un nuovo ricco, se ho asset importanti come yacht, macchine di lusso, quando li vado a reimmatricolare o me li porto con me nel paese di destinazione, potrei subire l'applicazione di dazi anche piuttosto considerevoli. Se ti è piaciuto questo video, clicca like, iscriviti al canale e rimani sintonizzato per non perderti le nuove opportunità. Io ti auguro una splendida giornata.